Si è reso necessario un notevole spiegamento di forze dell'ordine oggi poco prima delle ore 14.30 per venire a capo di una situazione critica all'isola dell'Unione fra Chioggia e Sottomarina. Agenti della polizia locale, della polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti anche con una camionetta per fermare un esagitato che ha dato in escandescenze. Nella colluttazione l'uomo e un agente della polizia locale sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale. A seguito del fatto, i tre corpi hanno messo a punto una riunione operativa nella sede della Polizia Locale Saloni, là dove una nuova cella di sicurezza attende di essere inaugurata, magari proprio con questo primo ospite. È il secondo episodio in pochi giorni che vede un individuo soggetto a TSO colpire la Polizia Locale. Lo scorso 7 giugno, un individuo di 62 anni ha colpito violentemente ai reni una vigilessa, diagnosticata con 7 giorni di riposo per le contusioni. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io ringrazio voi per essere qui questa mattina presenti. Forse tende a sgonfiarsi il giallo delle dimissioni attribuite all'assessore Daniele Stecco. Il titolare delle deleghe al bilancio, alle società partecipate, alle politiche europee, alla pesca e agricoltura, ha partecipato nella tarda mattinata di oggi a una riunione di giunta, convocata per deliberare su vari argomenti. L'assessore torna così in municipio dopo che per tutto il weekend e nella giornata di ieri il suo silenzio e la sua assenza avevano alimentato le voci convergenti attorno all'ipotesi di rassegnare l'incarico. Restano comunque ancora misteriose le ragioni del mal di pancia di Stecco. Si ipotizzano malumori per la riduzione del personale a disposizione nell'ufficio politiche comunitarie, se non la mancata partecipazione a un bando, a meno che non vi sia qualcosa di più personale e fiduciario. Le ore a venire diranno se si è trattato solo di una tempesta di stagione o se le braccia della crisi covano ancora. Questa mattina siamo andati alla CAM, alla pescheria, che è aperta tutti i giorni, e a soli 3 euro al chilo abbiamo preso queste alici. Sì, ci vuole un po' di tempo per, diciamo, per pulirle, ma insomma non più di tanto. E comunque si tratta di un tipo di alimento molto nutriente, ricco di omega 3, molto ricco di omega 3, indicato dalla famosa dieta mediterranea. Una volta pulite si mescolano con la farina e poi una a una si mettono nell'olio bollente, a temperatura dovrebbe essere di 160 gradi, e una volta che sono ben rosolate sono pronte a essere servite. Per chi vuole ci va anche ovviamente un po' di sale. Ci raccomandiamo di gli scarti poi di buttarli nell'organico e soprattutto sarebbe possibile con i sacchetti quelli biodegradabili. Nella giornata di sabato, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia hanno dato luogo a un'operazione antidroga all'interno di un bar di Sottomarina. Nella circostanza sono pervenuti a perquisizione e fermo di alcuni individui, pari il numero di 2 o 3, tra essi un 37enne, il quale è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e deferito all'autorità giudiziaria. Ieri mattina sarebbe stato processato per direttissima al Tribunale di Venezia. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito. Una grande novità nell'estate 2019 del panorama di escursioni ed emozioni nella laguna di Venezia, organizzate dal Consorzio di Promozione Turistica con Chioggia Sì. Nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, infatti, prendono il via le visite guidate al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, proprio nelle ore dell'arrivo dei pescherecci e della tipica asta ad orecchio. Ospiti e residenti potranno assistere allo sbarco assieme ad un biologo marino che li accompagnerà tra i prodotti, rivelando caratteristiche e curiosità del pescato, con attenzione particolare alla lettura dell'etichetta per la tracciabilità della filiera. La prima marineria dell'Adriatico, dice Silvia Vianello, presidente del consorzio, apre le porte ai visitatori, che potranno così vedere da vicino cosa accade ogni notte, con i frenetici movimenti della compravendita e una breve passeggiata lungo le banchine, per osservare da vicino gli attrezzi da pesca.
Le visite per gruppi di 20 persone al massimo costano 15 euro a persona e sono in programma alle ore 3 del mattino nella notte fra mercoledì e giovedì fino alla fine di luglio. Il ritrovo avviene alle 2.30 nel piazzale antistante il mercato in via Poli. Possono partecipare anche i minorenni da 14 anni in su. Viene raccomandato l'uso di scarpe con suola antiscivolo. Per ulteriori informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi al consorzio con Chioggia Sì al numero 041 40 18 46 o direttamente al sito chioggiavenezia.com. Domani, mercoledì 19 giugno, dalle ore 17.30 all'hotel Le Tegnue in lungomare Adriatico 48 Sottomarina, avrà luogo un incontro a carattere politico-amministrativo organizzato dalla Lega di Chioggia a proposito della nuova legge regionale urbanistica denominata Veneto 2050. In materia conferiranno il presidente della seconda commissione consiliare della Regione Veneto, Francesco Calzavara, e il capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Chioggia, Marco Dolfin. L'ingresso è gratuito.